Come si chiama lei? Caini Andrea. Dove è nata lei? A Greve in Chianti. Scusate, scusa. Quando? Il 10/7/56. Risiede dove? A Fiesole, in via Ave di Maiano numero 5. Aspetta, vuole essere ripresa la telecamera o no? Va bene. Non c'è nulla da nascondere. Bene. Anche quel foglio che gli ha dato dal... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie Presidente. Signor Caini, buongiorno. Può spiegare alla Corte innanzitutto qual è la sua professione, la sua attività? Artigiano, si lavora un po' da tutte le parti. Senta, signor Caini, lei ricorda se in occasione dell'omicidio del 1984 in Bicchio, che avvenne, fu scoperto nella notte, la data del 29 luglio dell'84, lei era nella zona di Bicchio? Sì, mi trovavo... Vuole spiegare nei dettagli, tenendo presente che quello che lei ha riferito al PM, agli inquirenti, i sopralluoghi, la Corte non sa assolutamente niente, quindi dovrebbe essere così cortese da riferire tutti i dettagli. Noi abbiamo fatto delle foto quando siamo andati nel sopralluogo e abbiamo ripreso una cartina, quindi lei potrà aiutarsi dopo con quelle. Però se ci può spiegare il racconto, nel senso perché si trovava lì, con chi era e cosa successe, cosa ebbe poi motivo di riferire agli inquirenti e perché. Eh? Sì, ora un po' di tempo è passato. Come se lo ricorda lei? Un po'. Dunque, io con mia moglie, mio figlio, mio suocero, mia suocera, eravamo di rientro, diciamo, verso Fiesole, perché eravamo stati a un anniversario di matrimonio, che era proprio quella domenica lì, in una casa in campagna che ha mio cognato, diciamo sulla strada che da Dicomano va verso Bricciana, la parte alta che poi si ricollega sulla via... sulla provinciale, la Sagginalese, perfetto. Quindi per intendersi siamo su una strada a monte della Sagginalese in alto. Esatto, sì. C'è una località che si chiama Bricciana, dove lei... Esatto. Dove c'era questa casa con questi suoi parenti. Sì, diciamo, la casa si chiama Santa Margherita, con precisione. La località più vicina, sia pure una frazione, si chiama Bricciana. Sì, fra Bricciana e Dicomano, diciamo, nel mezzo. E noi, giunta l'ora, non mi ricordo preciso, ma comunque intorno a mezzanotte, 11:30, un quarto a mezzanotte, rientravamo verso Fiesole. E, siccome c'è una fonte lungo la strada, era la fine di luglio, insomma si cerca l'acqua un pochino migliore, e ci si fermò un attimino a prendere l'acqua, come si faceva abbastanza corrente, insomma, quando si andava là. Allora vediamo di capire meglio. Lei da Bricciana dice sì, da questa località, in questa strada sopra, la Sagginalese, vi dirigevate verso Fiesole per rientrare... Sì, verso la strada della Sagginalese. Sì. Cercavate di raggiungere la Sagginalese, cioè esatto. Vicchio per intendere. Sì, grosso modo. Poi vediamo. Ponte a Vicchio, diciamo, c'è Ponte vicino. Ponte a Vicchio c'è un incrocio e poi vediamo. Esatto. Quindi la vostra direzione era Bricciana verso Vicchio. Sì, esatto. Nel mezzo c'è una località, si chiama San Martino a Scopeto. Sì, ora si guarderà sulla cartina, ecco. Magari è meglio, più... La direzione vostra era comunque in questo senso, esatto. Non verso Dicomano. Esatto, sì. Ma verso la direzione opposta. Esatto. E siccome questa fontana si trova un po' interno verso la strada, praticamente l'unico sistema per fermarsi è mettere la macchina in una posizione tale che i fari illuminino la fontana.
Quindi noi si scendeva con delle bottiglie per riempire, e mentre praticamente noi eravamo lì fermi con la macchina, i fari accesi, si stava attraversando la strada, si sentirono dei rumori di una macchina che proveniva, insomma, in senso contrario. In senso contrario, cioè dalla parte di Vicchio verso di voi? Sì, la parte, diciamo, la strada che poteva essere... Sì, comunque la direzione era, esatto, quella inversa. Andava quella... verso di Comano. Verso di Comano. E la cosa ci stupì che queste macchine non rallentavano, perché di solito c'è un po' l'uso di... Insomma, c'è persone, traffico in genere in... No, è una strada che fanno solo chi ci risiede, insomma, chi sta lì. Non è che è una strada di molto di transito. Non è di transito. Poi sterrata, quindi... Malmessa era. Polvere, sì, c'è di tutto. Quindi le persone che praticamente vengano rallentano perché vedano che c'è una macchina contraria, in tutti i modi, insomma, per non far c'è un po' di rispetto. E queste macchine, che poi erano due, venivano invece a forte velocità. E era su una curva lei? Sì, c'è un ponte, è passato il ponte, c'è un po' di largo e c'è questa curva. E si disse, ma questi vengano addosso, cioè ci si impaurì anche, perché si vide questa macchina, venivano abbastanza sostenute. E la cosa strana fu che, guardando le persone che erano sopra, ci fece effetto, almeno a me, e dissi, ma queste persone di una certa età che vanno a tutta velocità così, perché? Cioè, nel senso, come mai una persona si mette di notte, a mezzanotte, a andare a una folle velocità così? Poi notai una cosa strana, che la macchina di dietro aveva i fari di posizione invece che i fari normali. Erano due macchine, una dietro l'altra. E così, niente, di solito se sono ragazzi si mandano un po' a quel paese, cioè nel senso... Invece erano più anziani. Se, riconoscendo un po' la sagoma, un po' la persona, diciamo che... Ci fece effetto, che diceva, come, si mettono a correre a quest'ora di notte, non ci sembrò una cosa... normale. Insomma. Scusi un attimo, lei dice ci fece impressione, ci vuole ridire chi eravate? Lei? Io, mia moglie, poi mio suocero, che purtroppo è morto, e mia suocera era rimasta a macchina perché c'aveva un bambino, aveva... Invece lei, suo suocero e sua moglie eravate scesi a prenderla? Sì, anche perché, insomma, un attimo di sosta, uno, insomma, fa, come dire, in macchina ci si sta un po' scomodi. Certo. E poi cosa successe? Niente, ci si prese l'acqua, si rimontò in macchina. Questi andavano quindi verso di Comano? Verso di Comano, sì, a una cioè velocità... la strada si ricollega sulla Sagginalese, sì, verso di Comano. Cioè la parte finale di Comano, proprio. Beh, c'è un ponte, va, siamo a finire a sulla... 2 chilometri a di Comano, dove c'è il campo sportivo, insomma. Quindi va sulla strada asfaltata, va. Esatto. E sì, poi di Comano, Pontassieve, Firenze, Arezzo, dove uno deve andare. Senta ancora una cosa, lei di questo incontro un po' particolare ne parlò con i suoi sì, anche parenti. Perché la cosa ci sembrò strana i giorni dopo, che venne fuori sul giornale, c'era stato questo omicidio che era successo. Perché in linea d'aria è lì vicino. Insomma, siamo, non diciamo lontanissimi, però... ci sarà mezz'ora, insomma, a piedi, una macchina un po' robusta, insomma, ci mezz'ora a piedi? No, dico, no, scusi, mezz'ora con una macchina un po' fuori strada, perché lì la strada è brutta, insomma, una mezz'oretta circa ci sarà da il punto di, come sulla strada provinciale, insomma. Ma su questo si può provare, ma ci vuole qualche minuto, noi l'abbiamo fatto, comunque non ha importanza. Ora, questo è il suo ricordo. Diciamo quella strada all'incirca... In mezz'ora lei andava a Fiesole, se ci pensa, no? No, sono un po' di più, non si andava piano, perché la strada è brutta. Vabbè, comunque, poi lo vediamo e se necessario ci andiamo. Senta ancora una cosa, i suoi... familiari delle persone o di queste macchine, o lei, avete avuto qualche impressione maggiore su che tipo di macchine potevano essere, eventuali colori? Ma noi quando si lesse sui giornali cosa era successo,
un po' insomma si disse, ma forse queste persone avevano o visto qualcosa o essere stati lì, chi lo sa. Avete avuto questa impressione dal come andavano? Da come si comportavano più che altro. Perché, e sì, perché non erano persone del luogo? Ma che... quello, sai, io non è che sono di lì. Benissimo, non lo posso allora sapere. Non l'aveva, comunque non l'aveva mai vista quelle macchine? No, sinceramente, beh, anche tipo... perché non sono lì io, insomma. Che tipo di macchine fossero, lo ricorda? Come struttura, grandi, sì, piccole, medie, chiare, scure o colori? C'era la prima che aveva i fari rettangolari ed era, diciamo, un colore sul rosso, insomma, come... o rosso, non mi ricordo quello che dissi, se era rosso o scuro. Lei lo disse all'epoca, addirittura disse, era una tre volumi... E... gliela leggo, eh? Lei dice la strada, la prima auto aveva i fari anteriori rettangolari, poteva essere una due volumi oppure anche una tre volumi, comunque con cofano della bauliera corto, tipo la Ford Escort, lei dice. Sì. Della prima serie, di colore scuro. La seconda auto poteva essere rossa più chiara della precedente. Entrambe erano vetture di media cilindrata. Ecco, il discorso di queste macchine, lei ha focalizzato che fossero di media cilindrata? Sì, cioè non era una 500, non era un Alfa, cioè nel senso... Sul discorso colori, è un discorso che ognuno di voi ha avuto un'impressione poi raccontandola, sì, diversa? Sì, un po' è stato anche questo. Ecco, sì, non siete stati... Anche perché lì per lì al colore uno non è che... Io guardai più che altro le persone per capire come mai... E il modo in cui andavano. Sì, perché avevo paura, perché venivano addosso, cioè nel senso era un po'... Io ero proprio sul ciglio della strada, non è che ero lontano. Vogliamo vedere un attimo la cartina dei luoghi, per cortesia. Abbiamo cambiato... Le dispiace? Prego. Allora, lei ricorda, qui è la località Breccia. Lo può spiegare? Sì, sì, sì. Ma vada lì, vada lì. Se lei va sul visore dove c'è... Vado l'altra parte. C'è la foto originale. Oh. Sì, appunto, noi... pronto? Sì, non fa. Ecco. Ecco, ora fa. Sì, dunque, noi siamo partiti da Santa Margherita, che è questo punto qui, poi siamo... questa è una strada brutta, appunto, sterrata, e ci siamo fermati nel... ora qui si vede... Cioè, abbiamo fatto un segno quando siamo andati in Brescia, segno verde, quando siamo andati sul posto era la fonte. Era la fonte, ecco perché non sapevo come... È difficile. L'importante è la... Sì, appunto, ecco, noi da Santa Margherita eravamo andati lungo questa strada e ci siamo fermati in questa posizione. Praticamente il tempo di riempire delle bottiglie e poi ripartire... passando da vicino a San Martino a Scopeto e poi la strada si dirige giù fino, ecco, questa dovrebbe essere la Saginale, certo, quella... Senta una cosa, finale. La strada, se lei vede la carta, sì, è indicata la piazzola del domicilio, lei lo sa? Sì, sì, lo so. Qua c'è una strada, io le chiedo se la conosce, qua segnata. Quella verde? Oh. Dopo quella verde. Ecco. Quella... Chiedo scusa, sì, questa qua, guarda. Sì. E qui c'è un posto che si chiama Fattoria L'Arena. Lei l'ha mai fatta? Sa se era aperta in quell'epoca? No, no, perché... Lei, cioè, andava... io andavo sempre per quest'altro verso. C'era mio cognato che aveva un fuoristrada in quel periodo e si faceva delle giratine intorno, ma non... ma non, sinceramente non l'avevo da mai San fatta. San Martino a Scopeto alla, sì, alla l'avevo, Saginalese qui? Quella l'avevo già fatta, sì, perché una volta c'era un professore
del mio bambino, andava all'asilo e aveva la casa lì a San Bovino, lì, come si chiama? Bovino, sì. Badia Bovino. Badia Bovino, esatto. E siamo andati a trovarlo, quindi era... Ecco, le macchine che ha visto venivano in senso inverso, ci vuole indicare la direzione allora che avevano le due macchine? Allora, sì, le macchine venivano praticamente su questa strada qui, incontro di me. Lei era su questa curva? Esatto, sì. Benissimo. Che c'è un ponte. Vogliamo mostrare, Antonini, le foto della fonte, così vediamo se la ricordo. Sì, sì. Ecco, sì, praticamente la fonte è a destra. No. Sì, ora non so come... C'è l'auto, se non sbaglio. No. La fonte, perché noi siamo dall'altra parte qui. La fotografia è fatta. Questa è la curva. Voi eravate qua, no? Io avevo la macchina dove praticamente si vedono questi due signori. Lì accanto c'è uno spiazzo. Mi scusi. Ecco, dove ci sono questi due signori. Qui c'è lo spiazzo che... con i fari illumino verso questa direzione la e la fonte è qua, o è questa addirittura, sì è questa, guardi, si vede, insomma era andato un po' troppo. Le auto che venivano, le due una dietro l'altra? Che esatto, praticamente ci venivano incontro, facevano questa strada qui e noi eravamo di qua, dietro a questi alberi, dove praticamente d'estate ci sono la vegetazione, non si vedeva bene... l'arrivo di queste macchine, si sentiva che venivano abbastanza sostenute, però quando sono arrivate proprio sul ponte ci siamo praticamente impauriti perché le macchine insomma, venivano a forte velocità. Lei ricorda se la strada era sterrata come ora o peggio? Ma forse peggio, perché vedo, insomma, qui c'è stato rimesso della ghiaia, insomma. Lei ricorda o ha mai visto se qui sotto c'è uno scolo di acqua, se l'acqua della fonte... Sì, esatto, sì, sì, l'acqua attraverso dei tubi si raccorda qui perché nasce un fiume, insomma nasce una sorgente, c'è una grossa... E si sente l'acqua che cade? Sì, 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 abbastanza, insomma. Vogliamo vedere l'altra foto? Sì, questo, questo è lo scolmo praticamente di, credo sia il deposito che c'è di qua dal... Quindi io la macchina, ecco, la macchina mia era in questa posizione qui e la fonte è in questa direzione, sì, esatto. La strada che abbiamo visto ora è sempre quella, sì, qui c'è l'inizio del ponte, in questo punto qui è l'inizio del ponte. Lì alla rovescia. Parti civili, può tornare a posto per cortesia. Parti civili, domande? No, niente, gli avvocati, i difensori? C'è anche la signora che era con lei, no? Sì. Come testo? Sì, sì. Nessuna domanda. Lei sta a fare il sopralluogo poi alla fine? Se non lo dite, grazie. Va bene. Come? Dovevo pensare, va bene. Ho fatto un sogno. Senta, signor Caini, volevo chiedere due precisazioni, niente di che. Lei questa strada la fa quotidianamente, cioè spesso oppure una volta ogni tanto? No, il discorso è questo, d'estate, siccome c'è la casa di mio cognato, ogni tanto andiamo. Ogni tanto. Quindi non è che passi da questa strada frequentemente, ma diciamo, una volta ogni tanto. Nell'arco di un anno ci passerò 10-15 volte, insomma. Si ricorda mica per caso a che ora era qui? Ecco, siamo intorno a mezzanotte, 11:45, insomma, perché avevamo il bambino piccolo, si voleva fare l'ora più tardi, insomma, più tardi. Sulla mezzanotte, insomma. Torno alle mezzanotte, ora ecco, preciso me lo ricordo. Poi l'ultima domanda è questa, lei ha parlato di due macchine, no? Sì. Ecco, volevo sapere, ma ha visto nelle due macchine solo i conducenti o c'era altre persone? No, io avevo visto solo conducenti. Beh, sì. Grazie. Non c'era, cioè almeno quello che riuscì a vedere in quell'attimo. Bene, grazie. Prego. Allora se... permette ancora una domanda, lei può escludere che in qualcuna delle macchine ci fosse anche un'altra persona o... No, questo ha proprio... Non lo sa. Non lo so. Perché... Sul colore delle macchine?
Il colore della macchina è... siamo stati sempre un po'... Ma lo disse stavolta o no? Sì, io dissi che era una macchina, una scura e una chiara, poi... Diciamo, ha sempre detto così, una scura e una chiara. Vabbè. Quando sono andato a fare le altre deposizioni, che diciamo quando io successe questo, ci fu il processo e tutto, dissi ma strano non abbiano preso in esame questi miei discorsi, perché mi sembrava importante visto il posto. Allora dissi ma lì c'erano due macchine, queste due macchine, una poteva essere, mi fecero vedere delle foto di macchine. Sinceramente vidi c'era una, poteva essere il 128, quello SL rosso, e una la Fiesta bianca, così per quello che mi hanno fatto vedere. Poi senta una cosa, in quel a momento... questo proposito vuol precisare alla corte come lei fece sapere agli inquirenti questo suo ricordo, quando la prima volta, come andò? Sì. Perché è una di quelle deposizioni che nel tempo hanno sofferto, signor sì. Presidente, soprattutto per quanto riguarda la verbalizzazione. Quindi il signor Caini mi sembra ci stesse facendo capire, insomma, io all'epoca forse se mi sentivano subito a verbale avevo i ricordi più chiari, è così? Sì, infatti, cioè noi... Ci vuole spiegare ecco, come lei... Con il fatto era successo e noi eravamo lì e si disse ma forse sarà importante dire... Vi queste... presentaste da qualcuno? Sì, si andò lì in via... dove c'è ora la SAM, insomma. In questura? In questura. Questo al momento, nei al giorni... momento, no, nei giorni no, nei giorni no, dico la verità, nel senso proprio passò anche un mese, insomma, perché si disse ma si farà bene, si farà male, sarà... Perché noi più che altro, diciamo, si pensava che una cosa, una macchina che viaggia a questa velocità di notte, a quest'ora, si disse ma è strano perché uno... un po' di rispetto ci vuole, insomma, usando. Non vi era mai capitato di trovarle in una macchina con quel comportamento? Quando ci si trova si rallenta per una questione anche di scambio, perché non c'è molto spazio. Sicché si disse andiamo a dirlo che noi se era lì è bene, però la cosa non, poi piano piano insomma c'era no. stato altri interessi e nulla. Poi una cena banale con così si cominciò a dire, c'era il dottore che aveva i figli e facevano baseball insieme, quindi ci siamo ritrovati, dice ma noi una volta si fece una deposizione di questo che è successo, ci siamo trovati in questa situazione, dico ma non è mai arrivato nulla, non ho mai visto niente, mai saputo nulla. Cioè mi dicevate e non eravate stati citati. Appunto, la cosa ci sembrava abbastanza, insomma, visto l'ora, visto il momento, ci sembrava che forse un capellino di... attenzione in più meritavate. Esatto, e poi si venne appunto a in questura andaste a fare la deposizione e poi abbiamo fatto sì. il sopralluogo. Esatto. Questi fatti. Il colore rosso come è venuto fuori? Il colore rosso come è venuto fuori? È il colore rosso perché c'era mio suocero che era accanto a me praticamente, io guidavo e lui era accanto e anche lui era sceso insieme a me perché usava anche lui fumare abbastanza una sigaretta dietro l'altra, allora con il fatto che si aveva bambino in macchina scese anche lui per fumare e anche lui diceva nei momenti che se n'era riparlato, diceva anche lui che era una macchina rossa perché l'aveva vista bene, lui il discorso del rosso. Io avevo più guardato magari alle persone sì, e sì. lui aveva guardato più alla macchina e una macchina, secondo addirittura era lui rosso. Diceva era tipo una, come si chiama, la Lancia, quella sempre tipo Lancia Beta, insomma. A coda tronca. A coda tronca, sicché più o meno... E quella andava avanti o indietro, tanto per sapere? Secondo me era davanti. Vabbè. Così, secondo suo suocero non se lo ricorda. Cioè, se ne era riparlato, ma non era mai... Nessun'altra domanda al PM, grazie. Io avvocato Verdi, perché ho capito male io o non lo so, dico ma lei ha detto, mi sembra pochi minuti fa, che avrebbe riconosciuto il tipo delle macchine in base a delle fotografie che le avrebbero fatto vedere, se ho capito bene io. Cioè, ma sì. lei visivamente si può ricordare,
Sì, ecco. Più o meno sì, ci siamo, cioè il faro rettangolare, la coda tronca, più o meno diciamo, ora la macchina con precisione purtroppo è passato però, troppo tempo, non è... Quindi però lei può pensare che potrebbe essere anche una macchina simile alla Fiesta, potrebbe essere un altro tipo, sì, tanto per fare un esempio. Ora io ho detto quel discorso delle macchine perché diciamo più o meno la fisionomia della macchina era quella, insomma, poi... Il colore allora è una rossa, una bianca, insomma. È sicuro di questo? Sì, ora mi ricordo che c'era una macchina che tendeva a essere più scura, una macchina più chiara, quindi poteva essere magari Havana, ma insomma, ho detto bianca, poteva, magari nel polverone si conosce anche male. Poteva essere anche di un altro colore simile. Diciamo più sul bianco che più sullo scuro. Bene, grazie. Bene, non ho altre domande. Nessuna, la signora... Martelli, grazie. Grazie.